Nuovo appuntamento con il cuore verde d'Italia. Benvenuti a Rotocalco dell'Umbria, il settimanale di informazione dedicato alle manifestazioni e agli eventi della regione. La puntata di oggi ci porta al Museo dell'Olio di Torgiano per visitare la mostra delle lucerne. Poi l'appuntamento con la storia a Foligno per l'anniversario della società Pro Foligno. E per concludere la rubrica gastronomica. La puntata di oggi parte da Perugia. Vi raccontiamo il viaggio straordinario di due vigili del fuoco del capoluogo umbro, che l'estate scorsa sono arrivati a Pechino. Un viaggio attraverso l'Europa e l'Asia a bordo di un motorino di piccola cilindrata. Il resoconto di questa esperienza nel nostro primo servizio. Questo è Rotocalco dall'Umbria. Benvenuti! Tempi si è sentito parlare tanto della Cina che viene da noi e abbiamo deciso di andargli incontro. Utilizziamo già da diversi ride lo scooter 50, l'anno precedente siamo andati a Capo Nord e l'impresa serve per raccogliere i fondi. Noi come ambasciatori dell'UNICEF devolviamo e appoggiamo qualche progetto UNICEF, Medici Senza Frontiere, Emergency. Quali sono stati gli sponsor in questa occasione e quanto è durato il viaggio? Il viaggio è durato 30 giorni, gli sponsor sono stati sia pubblici che privati, dal patrocinio avuto dal Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, UNICEF, tante ditte del settore. La giornata tipo, quante ore viaggiavate e come era organizzata proprio la vita dalla mattina alla sera? La giornata tipo era sveglia alle 8, partenza circa 8.30 e 14-15 ore di sella. Il programma era vario perché secondo se ti fermavi in una frontiera o problemi burocratici o i mezzi non è che ce la siamo organizzata, tutto all'avventura. Il bagaglio in che cosa consisteva? Il bagaglio avevamo, come si vede nel filmato, due borsoni con gli indumenti personali, un borsone sulla sella posteriore per l'attività da campeggio e sullo scudo anteriore materiale sia video che fotografico. E per le vettovaglie? Ci siamo arrangiati su quello che abbiamo trovato al luogo, non siamo mai stati a digiuno. La gente che avete incontrato era ospitale? Molto ospitale, infatti non siamo mai riusciti a dormire nella nostra tenda, ci hanno sempre ospitato o nelle tende mongolo che sono bellissime o in posti di fortuna, in alimentari e vari. Qual è stata la popolazione, a tuo parere, più accogliente? I mongoli. Sono gentili e quel poco che hanno lo dividono con te. E il paesaggio indimenticabile? Anche se sono monotono, la Mongolia. Distese di deserto e la steppa è bellissima, specialmente nelle ore di luci serali. Un ricordo particolarmente difficile, invece il ricordo più bello, la soddisfazione più bella? Un momento più difficile è stato o la frontiera russa quando abbiamo avuto dei problemi burocratici o quando il mio collega Emanuele si è ammalato in Mongolia e l'ho dovuto ricoverare. Un altro momento particolare è stata l'accoglienza all'arrivo a Pechino, dove abbiamo fatto un gemellaggio con i vigili del fuoco cinesi e una partita del pallone insieme a una delegazione di altri vigili che sono giunti con un aereo fino a Pechino. La prossima impresa? La prossima impresa è la domanda che mi fanno molti.
nel 2006 non faccio niente perché diventa papà a pochi giorni, quindi mi gode un po' la figlia, e nel 2007 abbiamo due o tre progetti, il più possibile penso che sia Assisi Gerusalemme, sulla via della pace. Sempre in motorino? Sempre in motorino. I sibillini